Buonasera, saluti signor Pino. Sì, buonasera, buonasera. Ancora una presentazione, ancora lavoro per voi quest'estate 2017 qui a Bifrequenza, nel chiostro del Paradiso. La serata di questa sera ce la sintetizzi, ce la racconti in breve. È un gran galà di estate, è la chiusura dei 5 giorni che si sono svolti come festival della danza della città di Bifrequenza. È un galà che si permette di essere interessantissimo perché ha ospiti di valenza per quelli che sono nel campo della danza internazionale. Abbiamo visto che hanno tenuto anche degli stage, dei master, fatti con insegnanti di levatura di rilievo abbastanza elevati, nel senso vero della parola, di cui poi avremo modo di poterli presentare, di poter parlare con loro, oltre alla rassegna delle scuole che hanno preso parte agli stage e che con i loro allievi presenteranno delle coreografie particolari, alcune tratte dai loro saggi che hanno fatto, altre invece effettuati, preparati per proprio per questa occasione. Abbiamo visto che si tratta di danza a 360 gradi, sì, un po' di dalla classica alla moderna, modernissima, all'hip hop, alla jazz, addirittura ci sta una parte buonasera, signora Adele, vieni, guarda. Addirittura c'è una parte di... ma c'è stato un attimo per di il pubblico di Positano News, il signor Pino, ne abbiamo approfittato di costante prima per farci raccontare. Direttrice, ce la racconti la conclusione meravigliosa di questi 5 giorni che si sono svolti qui a Bifrequenza? Secondo me le varie performance parleranno da sole. Sono tutte da vedere, sono bellissime, cioè abbiamo degli ospiti veramente di calibro. Ne vuoi ricordare qualcuno? Sì, ci abbiamo Raffaele De Martino, ci abbiamo Gabriele Manzo, ci abbiamo Michele Moretti, tantissimi ospiti. Top nella danza classica e nella danza moderna contemporanea, come il master invece come sono lì. Benissimo, alta frequentazione, in effetti abbiamo avuto veramente una affluenza notevolissima che non ci aspettavamo. Pino, possiamo dire Bifrequenza è città della danza? Possiamo già prenotarci per il prossimo appuntamento? Già sappiamo anche la data, 5-9 settembre 2018. Quindi tutta da vedere, ma principalmente tutta da applaudire, perché questi giovani hanno necessità, è l'unica gratificazione che possono avere. Ma io non applauso per perdere, quindi non riuscirò a concentrarmi per tutto quello che tavolo. Qual è quello che non devo perdere? Tutto, non c'è niente che non valga la pena di essere visto. Provocata, non dice niente. Auguri, Luca Luzzi. Grazie mille, gentilissimo.